Abbiamo fatto in precedenza degli esempi, adesso vi faccio un altro esempio. Ci è capitato con un sacco di clienti, perché noi riceviamo tantissimi lead, e ci è capitato, facendo attività di lead generation, ci è capitato di essere ovviamente di avere questo surplus di contatti da gestire e avere appunto una base commerciale che magari non riesce a seguirli tutti nella stessa maniera. Quindi cosa facciamo? Li scremiamo all'inizio e poi attraverso il CRM, se vediamo che un contatto commerciale dopo non ha più risposto, gli abbiamo mandato l'offerta, dopo non ha più risposto o ci ha chiesto di farsi risentire tra un bel po', andiamo a inserire all'interno del nostro CRM un piccolo tag che ci permette di dire: ok, questo contatto lo inserisci nel flusso di un determinato prodotto. Noi abbiamo diversi prodotti, diversi servizi, e questo contatto magari era più interessato all'attività, per esempio, di e-commerce, di realizzazione di un e-commerce, piuttosto che di attività di posizionamento sui motori di ricerca o piuttosto che di Amazon. In quel caso, se noi inseriamo il tag all'interno del CRM Amazon, lui riceverà successivamente, senza che il contatto commerciale, la persona commerciale debba contattare questa persona, ricordarsi di contattarla più volte per riattivarla, per farsi sentire, per capire se lui è pronto a comprare, questo tag permette in automatico di far partire una sequenza specifica su quel prodotto. Quindi gli mandiamo, dopo 5 giorni o dopo 10 giorni, gli mandiamo delle informazioni su che cosa stiamo facendo, delle case history su Amazon, per esempio. Gli mandiamo delle testimonianze su Amazon di altri imprenditori che sono riusciti con quel prodotto a ottenere determinati benefici. Se ovviamente qui viene riattivato, viene passato al contatto commerciale e viene richiamato. Se no, prosegue nel flusso e dopo altri 10 giorni, dopo una settimana, gli mandiamo successivamente un'altra email dove gli forniamo una strategia concreta che potrebbe utilizzare subito. Quindi una strategia che potrebbe utilizzare nella sua attività. Quindi, oppure, per esempio, gli forniamo un tip, un consiglio che potrebbe applicare subito. Per esempio, nel caso di Amazon, gli mandiamo un consiglio dove lui vede come potrebbe subito vedere qual è il fatturato dei suoi competitor all'interno di Amazon. E anche da lì questi contatti si riattivano. Chi si riattiva viene contattato dal commerciale. Chi non si riattiva prosegue nel flusso. Prosegue nel flusso e dopo un tot di tempo gli viene mandata, per esempio, un'email dove gli si dice: ok, abbiamo una proposta per te, vuoi ricontattare il nostro commerciale oppure vuoi essere ricontattato, e così via. Quindi possiamo veramente creare una sequenza di email, di comunicazione in maniera automatica, senza che il commerciale debba mettersi lì a scrivere singola email a ciascuno, a capire chi sono i contatti che sono interessati, chi sono i contatti che hanno comprato, chi non ha comprato, chi è interessato al prodotto 1, 2 o 3, senza doverli segmentare. Questi vengono segmentati in automatico. Quindi, per esempio, Active Campaign permette anche di segmentarli in automatico, invece MailChimp fa molta più fatica, non ha degli strumenti che permettono di segmentare gli utenti, quindi non è scalabile da quel punto di vista. E quindi, quinta call to action, impostare una sequenza di riattivazione in base al prodotto e in base all'audience. Se avete più prodotti, ogni prodotto deve avere una sequenza specifica, una sequenza su quel prodotto dove mostrate le applicazioni del prodotto, dove mostrate delle aziende, delle case history che hanno utilizzato quel prodotto, dove mandate un'offerta specifica sul prodotto per poterli riattivare. Quindi create proprio questa sequenza a seconda della distanza che volete mantenere o del tipo di eventi che vengono scaturiti. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi, clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video!